Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un test ride più modifiche alla BMW M4. Allora, iniziamo nel personalizzarla nei pezzi decorativi. Il cofano, vabbè, ci sono due tipi, quello standard e quello modificabile. Allora, sinceramente a me piace quello che si può modificare. Poi per aorte anteriore. Bello questo qua. Direi di mettere o l'8 o il 4. Beh, metto il 4. È l'8, cioè, volevo dire. Al cerchione ci sono 4 tipi ufficiali della BMW. C'è il primo, questo e questo. Però sinceramente a me piace già il primo ufficiale suo. Poi il colore della pinza, io lo farei celestino come la macchina. Celeste che si dice. Questo andrebbe bene, sì. Specchietti carboni, in carbonio ovviamente, minigonne con la scritta ovviamente BMW M Performance. Poi lo spoiler, cioè l'alettone posteriore. Allora, vediamo un po'. L'1, il 2, il 3 o il 4. Sono indeciso tra il 3 o il 4. Vabbè, penso che metterò il 3, sì. Poi il paraurti posteriore. No. Questo toglie il catalizzatore ed è in carbonio gli scarichi. E questo invece toglie il catalizzatore, e se non mi sbaglio si chiama così, e gli scarichi non sono in carbonio ma in alluminio, però io metto quelli in carbonio. Interni. E che fai? No, hai la macchina bianca e fai gli interni. Fai gli interni celesti. Cioè, ho la macchina celeste, non so se farmi interni questo grigio oppure il bianco o anche proprio il celestino della macchina, quindi io direi il celeste della macchina. Allora, i sedili tutti blu oppure le cuciture blu, io direi soltanto le cuciture. Materiali interni, pelle o alcantara, io direi alcantara. Inserto interni, carbonio in plastica lucida nera, direi in carbonio. Adesso direi di aumentare le prestazioni dell'auto. Allora iniziamo con i dischi. Ah, vediamo intanto. Di base la macchina esce su livello 139 su 280. Con i freni arriviamo a 159. Con il cambio arriviamo a 179, con la centralina arriviamo a 199, con la testata a 219, col terminale scarico la stessa cosa, 239, con le sospensioni 259 e con le ruote 280. Allora, al vanity dovrei avere dei LED blu, se non mi sbaglio. Blu, sì. Metto questi. E che fai? Non li oscuri i finestrini? Oscuriamo i finestrini. Poi, e adesso invece la guidiamo la macchina. Io direi di vedere anche gli interni. Molto belli, molto belli.
Direi di accelerare un pochino per sentire il sound. Sì, allontaniamoci un po'. Molto bello il sound. Tiriamolo un pochino. Direi di fare un piccolo launch control. Prima si arriva ai 4000 giri, si aspettano 2-3 secondi, poi la si fa slimitare. 4000 giri slimitata, lascio il freno e si va. Ovviamente ciò che faccio io nel video vi dico già che nella vita reale non si fa. Quindi mi raccomando, non fatelo. Direi prima di tutto di girare un po' in città. Vedo che c'è un amico con un altro BMW M4, solo che lui c'ha la bianca. Quindi direi di fare una piccola gara, e ovviamente queste gare nella vita reale non si fanno, e quindi non le dovete fare per nessun motivo. Ovviamente non fate queste cose. Mi sa che questo non doveva proprio succedere. Comunque direi di vedere a che velocità va il massimo. Penso che i 310 li faccia.
Adesso non ho visto bene, però penso che i 300... I 300 li abbiamo fatti. Comunque direi che sia il caso di ritornare a casa. Mettiamo il punto sulla mappa e ritorniamo a casa. Imposta destinazione. Ok. Devi iniziare ad andare. Vediamo se riusciamo a fare un po' di autostrada prima di riportare la macchina a casa. Ma dai, su, andiamo. Così vediamo che se la riusciamo a spingere un altro po' di più. Però ovviamente, come dico sempre, nella vita reale restate sempre nei limiti di velocità consentiti dalla legge. Abbiamo sbagliato senso di marcia, quindi dobbiamo andare dall'altro lato. Adesso scendiamo dall'autostrada. Comunque mancano 2 km a casa, quindi penso che ce la facciamo proprio molto velocemente. Direi di fare anche un piccolo launch control. Comunque, adesso che mi ricordo, scusate perché per ieri che non è uscito un video, perché ho avuto alcuni problemi col gioco e con la rete in generale. Siamo arrivati. Comunque. Comunque ragazzi, da qui alle sale 07 2007 è tutto. Bella regà.